It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, go ahead and release. It's a wonderful night, come on and break it on down. The music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, well, that was cool, but now, but then I heard a rumor, your crew was riding for the white glistened over, well, let me tell you how we do it in California. We'll have you on the run just... Appuntamento con il Quintana Channel, vi diamo il benvenuto nel nostro spazio televisivo dedicato alla giostra della Quintana di Foligno. La nostra finestra TV si apre anche oggi sulla manifestazione, parliamo di Quintana con i nostri ospiti. Continua la serie dei grandi ospiti del Quintana Channel, oggi ci sono venuti a trovare la Presidente del Consiglio regionale Donatella Porzi e il Presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria Roberto Conticelli, benvenuti. Grazie. Benvenuti Roberto, siamo contenti di averti qui, grazie. È un piacere vederti a Foligno. E la tua storia quintanara, anche se non sei nato in città, però ti lega alla manifestazione. Io quest'anno compio metà della vita a Folignate, ho 58 anni, dall'89 sono a Foligno, per motivi prima sentimentali poi familiari, insomma, e la Quintana ce l'ho nel cuore anche perché ho una figlia quintanara e quindi la seguo sempre, al di là della necessità di seguirla cronisticamente per motivi di lavoro, la seguo come quintanaro. Sono della Mora perché prima dell'89 ho giocato a basket, ero un cestista abbastanza valido in Umbria e ho giocato con il Rione La Mora ai tempi di Ciaravaglia e del torneo dei Rioni di basket, Botti e esatto. Quant'altro, insomma. Che cosa ti ha conquistato della Quintana? La Quintana mi è piaciuta dalla prima volta che l'ho vista, la contesa, la grande voglia di partecipare dei popolani, la partecipazione di una città intera che non era indotta dall'autorità, da qualcuno, ma era spontanea, che scorgava dal cuore. Insomma, poi io sono orvietano, noi abbiamo il corteo storico, rievochiamo il Medioevo, quindi insomma ero un pochino al dentro. Poi ho conosciuto e ho amato, lo posso dire perché è stato mio testimone di nozze, Ario Dante Picuti, e quindi con lui io ho a casa dei cavalli in miniatura che mi ha regalato Picuti, so che Giovanni li va cercando ma ce li ho tutti lì a casa, quindi lo dichiaro pubblicamente, non gliele darò mai. E a questo proposito, quest'anno proprio per ricordare il presidentissimo dell'ente giostra Ario Dante Picuti, è stato istituito un premio, e tu come presidente dell'Ordine dei giornalisti sarai intanto presente nell'istituzione proprio del premio e poi quando verrà assegnato. Mi ha fatto molto piacere, mi ha coinvolto la Quintana, è una cosa molto bella perché è un ente che evidentemente vuole non perdere la memoria dei grandi personaggi del passato. Dante Picuti è stato un grande quintanaro, un grande politico, un grande avvocato, ma era anche un grande giornalista, a parte che lo è stato anche con tanto di tesserino, ma era una persona che ogni giorno acquistava 12 quotidiani, tant'è che il premio si chiama 12 quotidiani sotto braccio perché lui era solito recarsi con la Station Wagon, la sua macchina, lui pensava di avere una Station Wagon, ogni tanto la strisciava e quindi era ribattezzata così, in via 16 giugno dove acquistava 12 quotidiani, era un uomo che sapeva stare nella realtà del suo tempo. Oggi purtroppo 12 quotidiani li comprano pochissimi, cioè, e sono pochissimi quelli che ne comprano uno, però noi cerchiamo attraverso la memoria di Dante di celebrare un giornalismo, quello di carta ma anche quello televisivo e online, visti i tempi che corriamo, che non vogliamo far perdere, insomma, del quale vogliamo mantenere viva la memoria. Non possiamo svelare neanche il nome del vincitore di questa prima edizione. Dunque, questa è un'edizione anno zero, per cui noi vorremmo strutturarla in questo modo. Quest'anno ci sarà un grande personaggio che ritirerà il premio e sarà un po' da richiamo per gli anni che verranno. Però vorremmo parlare di giornalismo, ma parlare anche, lasciando un ampio spazio per farlo,
di Dante Picuti, cioè anche della figura di una persona che insomma seppe rinunciare alla carriera politica dopo aver fatto per 20 anni il consigliere regionale per la professione, ma che è stato un uomo politico a tutto tondo, perché diciamo della politica popolare ha fatto sempre un suo cavallo di battaglia, ha affrontato i problemi. Io in un articolo che lui apprezzava molto, era uno dei pochi che apprezzava i miei articoli, lui lo faceva, dicevo che non c'era città in Umbria, perché mi è capitato di provarlo sulla mia pelle, dove per girare in strada con Picuti tu non venivi fermato da 50-100 persone, insomma. Io una volta ci andai a Terni, dico forse qui lo conoscono un po' meno, non riuscimmo a fare il corso di Terni, avevamo un appuntamento e arrivavamo con un'oretta di ritardo perché lo fermavano tutti. Era inevitabile. Il personaggio era così. Donatella, allora parliamo di consiglio regionale, tu sei presidente del consiglio e soprattutto sei una quintanara che ogni anno partecipa attivamente, è stata sempre vicino all'ente. A che punto è arrivata? Qual è il livello attuale della giostra della Quintana? Beh, un livello molto alto, veramente, di edizione in edizione, non si può neanche dire di anno in anno, perché tra l'edizione di giugno e quella di settembre scopriamo un arricchimento costante, continuo, una voglia di superarsi e di crescere, che è la testimonianza di quanto questa manifestazione sia veramente la manifestazione della città di Foligno, ormai del suo entourage, e che vuole proprio attraverso questa iniziativa straordinaria valorizzare anche i grandi uomini che hanno fatto parte della storia. Quindi approfitto per fare i complimenti al direttore Conticelli per questa straordinaria idea, intanto perché non vogliamo dimenticare la figura di Ario Dante Picuti, che come hai detto tu è una figura che a tutto tondo ha manifestato nel corso della sua vita e lascerà nel corso degli anni che verranno sicuramente un segno indelebile in tanti aspetti della nostra vita. E quindi è l'uomo che viene ricordato nella sua interezza, nella sua complessità, capace di fare scelte, di stabilire priorità all'interno proprio della propria esperienza, anche in virtù di quello che può essere la ricaduta sulla propria comunità. Quindi veramente una grande idea, e una grande idea quella di lavorare sul tema del giornalismo, di cui abbiamo più volte avuto l'occasione di dibattere da tante angolazioni. E da qualsiasi angolazione si parte, c'è poi sempre, diciamo, la constatazione che la professione di cui parliamo è una professione veramente importante, determinante, per il modo in cui le cose possono essere, diciamo così, propinate alla comunità, e per il modo con cui riescono a valorizzare anche iniziative come quella di cui oggi noi stiamo parlando. E quindi, tornando alla Quintana, perché ho un po' tergiversato, voglio assolutamente dire che, essendo un'affezionata, mi stupisco e mi meraviglio in ogni edizione. Questo vuol dire che c'è questa grande capacità di rinnovarsi, di proporsi sempre con sfide più alte, con la voglia di superare, se qualcuno l'avesse notata, qualche piccola incertezza che non viene assolutamente ravvisata da nessuno, perché i livelli sono quasi di perfezione, e questo non può essere che un motivo di orgoglio per una città, per una comunità nella sua interezza, e per una regione, perché poi qui io penso molto spesso a quanto importante l'esperienza della Quintana sia stata nel trainare altre esperienze, no, rispetto alle rievocazioni storiche. Quando c'è un modello così alto, così importante, le sfide, che sono sfide umane e positive, che si possono in qualche maniera strutturare all'interno anche degli altri contesti regionali, trovano quello stimolo e quello spunto per crescere e per, uso il termine che spesso in questa trasmissione abbiamo usato, promuovere in maniera egregia la nostra regione. Roberto, invece il racconto attraverso la tua attività della Quintana, come è cambiato nel corso degli anni? Si parlava di Quintana come identità della città di Foligno, quindi chiaramente fatta da volontari, da cittadini per la città.
Nel corso degli anni la Quintana invece è diventata un po' un biglietto da visita, come diceva Donatella, della regione, e abbiamo avuto la possibilità di esportarla e di capire anche che esportare la Quintana è una cosa possibile prima di tutto, e poi è un qualcosa anche che ci ha dato la possibilità di capire che c'è un grande ritorno quando siamo andati all'Expo, quando siamo andati a New York. Queste chiaramente sono i nostri punti di diamante, sono state trasferte importanti, però la Quintana si può muovere e quando si muove raggiunge ottimi risultati. Diceva bene la Presidente, un biglietto da visita, con una logica, e cioè la logica della necessità di farsi conoscere negli anni di Aereo Dante Picuti, di affermarsi, di crescere qualitativamente come costumi, come immagine, e poi la logica attuale di essere, come dicevi, anche presenti nei mercati esteri, presenti come emblema turistico, come immagine vera e propria dell'Umbria. La Quintana è un'iniziativa che ha caratteristiche degne di essere presentate al mondo. Non è l'unica certamente in Umbria, perché l'Umbria fortunatamente è ricca anche di altri tesori rievocativi, ma la Quintana è per costumi, per il corteo storico, per l'implicazione del cavallo, che è un po' uno dei biglietti da visita di una regione agricola che è agreste come l'Umbria. Beh, insomma, è uno specchio meraviglioso di questa regione, e ovunque la esportiamo facciamo bella figura, quindi evidentemente dobbiamo continuare a farlo e attraverso la Quintana presentare anche altri territori dell'Umbria. La Quintana può essere un po' un ambasciatore, ambasciatrice di questa regione, insomma, come evento complessivo può promuovere anche territori apparentemente lontani ma che invece fanno parte di un unicum che è la nostra regione. Bene, questo sicuramente è un obiettivo in cui si sta lavorando da molto tempo. Io dal punto di vista giornalistico e soprattutto dal punto di vista dei quotidiani, la differenza l'ho notata, mi sembra nel 2011, nel momento in cui venimmo in regione a presentare i pari di giostra, e a quel punto probabilmente anche le pagine dei giornali da noi cambiarono dalla pagina di Foligno alla pagina regionale, e forse in quel momento proprio si è sancito anche dal punto di vista visivo proprio di cronaca quello. Ma poi attenzione, mi permetto di dire, anche la pagina di Foligno, in quanto la Quintana è strettamente legata al territorio, insomma, io la Quintana la darei giornalisticamente nella pagina di Foligno, perché è il suo abito più bello, è dove si svolge. Certamente farei della Quintana anche un dibattito, un panorama complessivo regionale, perché la Quintana, dicevo appunto, è questo biglietto da visita che è, ma soprattutto nei giorni in cui si svolge è un po' un avvenimento che attira l'attenzione di tutta la regione, lo fa sempre tutto l'anno, ma in particolare nei periodi canonici, in particolare a settembre, che è il mese della Quintana storico, insomma, come noi lo definiamo. Bene, noi ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità e poi si ritorna a parlare di Quintana qui al Quintana Channel. A tra poco. San Magno Caffè, pasticceria e gelateria artigianale, pizzeria, ristorante, lunch, happy hour. San Magno Caffè ti aspetta per tutte le pause della tua giornata. La colazione, un ricco buffet a pranzo, gelateria, pasticceria, cena, cocktail, yogurt e centrifughe. Tutto di produzione propria. San Magno Caffè, molto più di un semplice caffè. Beauty Pharma, farmacia San Feliciano, trattamenti estetici personalizzati ed avanguardia, dermofisiologica professionale, Green Ritual Spa, trattamenti sensoriali, analisi computerizzata, trattamenti viso, maschera al ferro, novità assoluta, epilazione definitiva con laser diodo ad alta potenza, make-up e nail art, prodotti certificati Made in Italy, personale altamente qualificato e specializzato. Beauty Pharma, farmacia San Feliciano. Vieni a conoscere in farmacia i professionisti della tua bellezza. Bettini è la tua pizza, il tuo pane, la tua pasticceria, self-service.
caffè, il tuo aperitivo, il tuo bistrò. Bettini, l'amore per la bontà è un bene di famiglia. A Valtopina, Ferromeccanica Tiberi. Siamo l'azienda di riferimento per privati aziende per tutte le lavorazioni in ferro, carpenteria pesante, infissi in alluminio, infissi in acciaio, termico Foster, porte blindate. Ferromeccanica Tiberi, zona artigianale Il Foro, Valtopina. L'eccellenza certificata è il nostro punto di forza. Visione lavori e contatti su ferromeccanicatiberi.it. Scuola privata Minerva. Insegnanti qualificati nelle diverse materie ti aiuteranno nello studio e nell'approfondimento di qualsiasi percorso scolastico e universitario. Recuperare gli anni scolastici persi, sanare i debiti formativi, acquisire autonomia nello studio con un metodo personalizzato, programmare un percorso universitario, stimolare la comunicazione con corsi di lingua straniera. La scuola privata Minerva è in via Oberdan 103 a Foligno. Non aspettare. Il successo dello studio oggi è la chiave del successo di domani. Bentornati al Quintana Channel. Allora continuiamo a parlare di Quintana. Arriviamo da una serata molto particolare, quella dedicata al banchetto barocco. Quest'anno è stato un po' il fil rouge di questa edizione della Giostra della Quintana, tanto che anche la copertina della nostra rivista ufficiale è stata dedicata a questo evento. Eccola qua. Tanti ospiti, non è più un gareggiare come eravamo abituati ad avere, non una gara tra i rioni, ma una vetrina per mostrare a tutti gli ospiti il livello a cui i rioni hanno raggiunto in questi anni di attività. Ospiti portoghesi dal GAL e tanti ospiti anche di Foligno e della regione. E questo è stato un po' il nostro biglietto da visita. Probabilmente questo è ciò che riusciamo ad esportare. Cioè, il banchetto barocco è una punta di diamante della Giostra della Quintana che può richiamare chiaramente un pubblico molto particolare, perché si parla di enogastronomia, di prodotto tipico, di spettacolo, di storia e di cultura. Quindi tante eccellenze messe insieme, Donatella. Sì, tanti elementi messi insieme. La serata di ieri sera semplicemente straordinaria, nella location straordinaria di Palazzo Trinci, dove abbiamo avuto l'occasione di incontrare amici che vengono dal Portogallo grazie al GAL e alle sue relazioni, che sono molto importanti per stabilire dei contatti europei che ci permettono di crescere anche sul piano del confronto e dell'incontro, che diventa un elemento importante di crescita collettiva di un continente che sul piano culturale ultimamente sta investendo tante risorse, e quindi ecco anche l'importanza di poter attingere ai fondi europei per migliorare questi livelli, come abbiamo detto, sembrano aver raggiunto ormai gradi di quasi perfezione, ma che appunto ci permettono appunto di ulteriori approfondimenti grazie a risorse importanti che le misure previste in questo settennio hanno in qualche maniera previsto. E speriamo che si possa continuare in questa direzione, quindi con la disponibilità di tante risorse e di un partenariato, quello appunto europeo, che nelle progettazioni prevede appunto la presenza di più paesi, almeno tre, per poter ambire a raggiungere, diciamo così, un finanziamento, ma anche uno stimolo, perché nel momento in cui c'è confronto c'è anche lo scambio della ricerca, dei punti di vista, dei punti di partenza, delle basi di partenza, che sono elementi importantissimi da cui partire. E dicevo appunto, ieri sera uno spettacolo e una cena straordinaria alla quale veramente non siamo nuovi, anche se è cambiata questa formula, perché non c'è più un gareggiare tra i rioni, ma c'è questa bella vetrina attraverso la quale possiamo fruire di uno spettacolo straordinario che, cambiando anche location, si arricchisce del contesto nel quale l'evento si svolge e che ci presenta a piatti sempre molto raffinati, presentati appunto nella maniera giusta. Rispetto a quanto il banchetto barocco possa essere un biglietto da visita, io ricordo l'esperienza di Milano, quando appunto durante le attività legate ad Expo si realizzò anche una scena barocca. E io ricordo, quella è stata la prima sfida probabilmente della Giostra della Quintana.
Credo di sì, e credo che fu un'esperienza riuscitissima, perché guardare e ascoltare poi le impressioni, le suggestioni dei commensali, che rimasero attoniti rispetto a quanto si è saputo mettere in scena, perché veramente di questo si è trattato. E quindi credo che sia un elemento sul quale continuare a puntare per quell'obiettivo di promozione, perché farci conoscere anche attraverso questo poi può essere un incentivo ad arrivare a Foligno per l'attività della sfilata, per la giostra, per vivere quell'esperienza quintanara che soltanto a Foligno si può comunque respirare. Quindi sono spot importantissimi, di qualità elevatissima, che raccontano la nostra storia, la nostra cultura, la nostra enogastronomia. Quindi sappiamo che questo legame, diciamo, e questo mix di esperienze riesce a colpire, colpiamo un po' i sensi, no? La vista, l'udito, il palato, il gusto, cioè è proprio un'esperienza. È un'esperienza che, a mio avviso, si arricchisce di anno in anno della location nella quale si svolge. Io ne ho fatte diverse quando era ancora gareggiare dei convivi, ne ho fatte alcune in realtà della nostra Foligno. Ecco, e sono le occasioni per apprezzare anche le bellezze architettoniche di cui godiamo in una trasfigurazione che è tutta sua. Quindi sono suggestioni uniche, difficili da raccontare. Difficili poi, da raccontare. Poi, tra l'altro, quella dell'Expo, come ricorderai, era in una splendida location di archeologia industriale, quindi erano due momenti che dialogavano, il banchetto barocco in questa suggestiva location. È stata la prima volta che la Quintana è andata fuori dai palazzi, quindi diciamo si allontanava dal barocco, dal chiamerei neobarocco. Bravo, bravo. E tra l'altro in 72 ore una delegazione di circa 200 persone, quintanari, volontari, ricordiamolo sempre, sono riusciti con camion, autobus ad arrivare a Milano, allestire un banchetto barocco, chiaramente una location che non era, sottolineavo questo aspetto, certo, non era permettermi del volontariato, è andata in scena sia la serata sia la sfilata il la giorno sfilata dopo. No, l'elemento del volontariato vorrei ancora una volta sottolinearlo, anche se ci ritroviamo di frequente insomma con queste considerazioni, perché il nostro grazie qui, quando dico nostro dico quello delle amministrazioni in generale, delle istituzioni, non può che estendersi a tutti, veramente, perché questo risultato è veramente l'espressione corale di un lavoro condiviso, minuzioso, quotidiano, che non si arresta mai e che trova la sua, diciamo così, più bella espressione in queste manifestazioni, ma che sotto il profilo dell'aspetto sociale ha una valenza che dura tutto un anno e che il bravo amministratore deve saper coltivare, stimolare e mantenere. Poi, per quanto riguarda questo che dicevi, è singolare constatare come i giovani siano ancora elemento attivo della Quintana, e lo siano in tempi di internet, di telefonino, cioè lo erano 50 anni fa, 40 anni fa, 30 anni fa. Lo sono ora che il mondo è cambiato, evidentemente la Quintana riesce a essere un messaggio trasversale che prende i giovani, perché è positivo al di là dei gusti, delle mode e delle sensazioni del momento. Insomma. E anche la volontà di lavorare per un unico scopo, perché è vero che al campo dei giochi i rioni sono divisi e i cuori chiaramente battono per colori diversi, ma in queste occasioni invece si lavora per un'unica finalità, per portare alto il nome della Quintana, chiaramente il nome della città di Foligno. È anche chiaro che se non ci fossero i volontari e i quintanari non ci sarebbe gareggiare di convivi, non ci sarebbe promozione turistica, non ci sarebbe la Quintana proprio in sé. Bene, allora a questo punto è giunto il momento di occuparci di arte nel barocco. Allora ci andiamo a vedere una straordinaria perla di Minerva. Nel corso del Seicento, tutte le certezze che fino a quel momento avevano sostenuto l'universo degli uomini pian piano crollano, soprattutto la fede.
in un mondo razionale e ordinato, tipica dei secoli precedenti. La conseguenza più immediata di ciò fu il sorgere di una concezione quasi ossessiva del tempo, legata all'idea che tutto quanto riguardasse la vita umana, i suoi prodotti, le sue costruzioni, ma anche essa stessa, fossero soggetti a decadenza e destinati alla rovina. La percezione del tempo divenne così esasperata ed esasperante, essendo il tempo identificato con qualcosa di assolutamente fugace e caduco. Forse proprio per questo, ora che il mondo veniva concepito come un grande meccanismo da scoprire, per poterlo regolare, grazie alla rivoluzione scientifica, nasceva una vera e propria moda degli orologi. L'orologio, misurando il tempo precisamente, lo rendeva concreto, tangibile e permetteva in qualche modo di fissare le trasformazioni incessanti e fluide della realtà, fungendo da vero e proprio alfabeto del tempo. Gli strumenti di misurazione del tempo erano diffusi sin dall'antichità: meridiane, clessidre, candele. Solo in epoca più moderna vennero però ideati gli orologi veri e propri, che nel 600 furono perfezionati nel meccanismo che li rese somiglianti a quelli che ci sono ancora oggi. In particolare si deve a questo secolo la creazione del pendolo, la cui invenzione spetta a Galileo, anche se fu uno scienziato olandese a realizzarlo. Si racconta che quando in Italia arrivò la notizia, i sostenitori di Galileo si indignarono e accusarono l'olandese di aver plagiato l'idea dello scienziato. In particolare, Leopoldo de' Medici, principe di Toscana, che era un grandissimo amante e conoscitore degli orologi, protestò contro questo presunto furto d'ingegno, rivendicando la paternità dell'idea a Galileo. Fu proprio alla fine del 600 che, in relazione alle novità introdotte nella tecnologia degli orologi, divenne più precisa la misurazione del tempo, grazie all'inserimento della lancetta dei minuti e poi, successivamente, di quella dei secondi. Ma l'orologio non venne concepito nel 600 soltanto come un congegno utile, ma divenne un vero e proprio oggetto d'arredamento che rendeva il suo proprietario degno d'ammirazione. Il possesso di un oggetto così prezioso era infatti sinonimo di grande ricchezza, di sfarzo e di lusso. Aspetta, ma quello? Oh, ma che sappiamo? Il Big Mac! Oh! Cosa? Bella! Dai, oh, il mio Big Mac! Noi lo abbiamo creato Big. Ma voi lo avete reso grande. Big Mac festeggia 50 anni. Provalo anche nelle versioni Mac Junior e Gran Big Mac. Speriamo che non cambi mai. Mai. Silvestrini Assicurazioni, l'agenzia amica da sempre. Puoi venirci a trovare nella sede principale di Foligno o nei punti vendita di Gualdo Cattaneo, Bevagna e Trevi. La tua sicurezza è il nostro impegno più grande. Assicurati con una squadra di professionisti. Silvestrini Assicurazioni. Now baby, yeah, yeah, 'cause it begins like... I saw her when I was 17 and all me a bra. Yeah, you don't even know what it means. So let me explain, yeah, yeah. I go five every five of my dreams and I believe, yeah. But I don't need no money in my jeans. Yeah, to be an artist, one, two, three. This is no music, this is love, this is what I live for. So let me introduce myself, 'cause I can't take no more. Yeah, yeah. Follow me now.
per la tua azienda, ovunque si trovi, scegli internet super veloce con Nesi. Connessione in fibra ottica o radio per navigare sempre e ovunque alla massima velocità. Servizio affidabile e costante, garantito da un'assistenza personalizzata 24 ore al giorno. Con Nesi, con te, ovunque. Ebbene, proseguiamo con il Quintana Channel e al presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria non possiamo non chiedere com'è la situazione della carta stampata in un panorama nazionale sicuramente difficile. La situazione è complessa, in Umbria lo è come a livello nazionale, anzi purtroppo per certi versi ancora più grave, perché abbiamo pochi imprenditori privati che credono nel giornalismo e anche uno scarso investimento pubblicitario, però la qualità dei colleghi è mediamente elevata. Fortunatamente è in rampa di lancio, sta per arrivare una legge regionale sull'editoria che non sarà la panacea di tutti i mali, perché purtroppo questo medicinale non esiste, ma un po' di linfa la darà a un settore che è sempre più importante dal punto di vista della presenza nella società, ma che non viene considerato per quello che dovrebbe essere dalla politica, anche dalle istituzioni. Purtroppo assistiamo anche a istituzioni locali che ancora non hanno uffici stampa, oppure che ritengono di fornire notizie attraverso la presenza impiegatizia nelle proprie file. Noi riteniamo che ci debba essere invece una presenza qualificata all'interno di tutti gli enti, ma anche auspichiamo nelle aziende private, di giornalisti che debbano essere pagati per quello che sono. Vediamo che in altre regioni del nord anche piccole aziende hanno uffici stampa e hanno vantaggi dall'avere uffici stampa, cioè un'azienda che riesce a comunicare bene i propri prodotti è un'azienda che cresce economicamente, quindi non vediamo perché non si possa ripetere lo stesso in Umbria. Bene, io con l'occasione ci ho lanciato in là Roberto e voglio ringraziare tutti i nostri sponsor, perché anche noi nel nostro piccolo dell'Ente Giostra Quintana abbiamo un ufficio dedicato alla comunicazione e al marketing, e Mauro è il magistrato dedicato a questa attività, e quindi abbiamo voluto non lasciare la carta neanche noi, e quindi la rivista qui esce in ogni edizione della Quintana, in cui raccontiamo con parole, immagini e tutto il calendario degli eventi quintanari, la televisione chiaramente che continua il suo appuntamento annuale, e poi i social. Abbiamo voluto fortemente questo spazio, questa attività che poi dura in realtà tutto l'anno, e noi ovviamente dobbiamo dire grazie a chi sostiene e a chi crede che ancora la carta chiaramente, ma tutte le nostre forme di comunicazione siano valide. Noi nel tempo abbiamo visto che questa comunicazione funziona e ci fa davvero la differenza. Il nostro ufficio nasce, prima Mauro era sull'ufficio stampa, poi si è un po' allargato dal 2011. Con l'ingresso di Emanuele. Chiaramente noi insieme siamo riusciti a creare questa attività, e chiaramente la Quintana in questo modo comunica diversamente. Se lo fa la Quintana possono però Foligno è una perla fortunata, perché c'ha anche dei colleghi giornalisti, non devo citare voi perché, ma insomma mi sento di citare, una qualità complessiva molto elevatissima alta. A voi non vi cito perché siete l'immagine stessa della competenza, non solo in fatto di Quintana, insomma io Mauro lo conosco dai tempi, vogliamo dire, 700, barocco, probabilmente era già da giovanissimo il brillantissimo giornalista che è. Emanuela non la devo neanche dire, perché insomma io sempre seguo la Quintana attraverso lei, attraverso le sue trasmissioni, quindi qui diciamo Foligno fa un po' eccezione, ci sono sacche più problematiche non solo nella regione, anche a livello nazionale. Stiamo lavorando con i corsi di formazione dell'ordine anche per far crescere qualitativamente un mestiere che ha bisogno di competenza, insomma, per essere un mestiere vero, insomma. Certo, per quanto dovremmo, è importante poi approfitto allora, visto che si parlava di giornalisti e di qualità del giornalismo in Umbria, e so di fare cosa gradita al presidente Conticelli, di ricordare chi lo ha preceduto
all'ordine Dante Ciliani, lui ricordava sempre che il giornalista deve andare, vedere e raccontare. E se lo facessero tutti i colleghi sarebbe davvero una migliore qualità dell'informazione. Allora posso svelare qui una cosa, perché tendo io su Dante, tendo a commuovermi, ma che abbiamo assistito a una Quintana insieme a Dante Ciliani. Era, credo, una Quintana del 92-93 e Dante la seguì con grande attenzione, gli piacque, insomma. Poi lui era umbro di Amelia, quindi anche lui, impastato delle devocazioni, apprezzava queste cose. Bene, Donatella, sarete nel nostro fine settimana quintanaro, corteo? Sicuramente, Giostra, sicuramente. C'è qualche anticipazione sul corteo per caso, Donatella? No, non ho anticipazioni. Non abbiamo anticipazione. Non ho anticipazioni da dare. Lasciamo questo alone di mistero, perché sarà un grande fine settimana quintanaro quello che ci aspetta, quindi anche il 16 avremo l'ospite. Venite a Foligno, adesso venite a Foligno. Ecco, lasciamo questo mistero perché ci piace, venite a Foligno per scoprire tante novità. E per grazie, mano, certo, qui. Ecco qui, lodiamo anche i nostri ospiti, grazie Roberto, grazie. Donatella, la nostra rivista ufficiale, tutti i nostri telespettatori, tutti gli avventori possono arrivare qui a Quintana Point presso gli spazi dell'ex teatro Piermarini in corso Cavour e prendere la copia gratuita di qui. Il nostro programma finisce qui, ma solo per oggi, perché torniamo domani. E certo, noi andiamo in onda tutti i giorni sul canale 10 di Umbria TV alle 14 e in replica alle ore 18 e a l'una di notte, e in più sul canale 110 sempre di Umbria TV anche alle ore 21. E poi ricordiamo anche i nostri social, l'abbiamo citati prima, ma vi ricordiamo la pagina ufficiale Giostra della Quintana di Foligno su Facebook, poi Quintana Foligno su Twitter e Instagram, e poi per rivedere tutte le nostre puntate del Quintana Channel ci abbiamo il canale YouTube. Poi torniamo domani in TV e a Foligno, perché qui è tempo di Quintana. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, go ahead and release. It's a wonderful night, come on and break it on down.